Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Bienvenue à l'écoute de Radio Giano Public History. Willkommen Leute bei Radio Giano. Viel Spaß! Un saluto alle amiche e agli amici di Radio Giano Public History, da Francesco Lioce che parla, da Marco Lodi alla regia. Torniamo con Presente il tuo libro e torniamo soprattutto con un libro di poesia, Azzurro esiguo, di Marco Onofrio, dell'editore Passigli. Parleremo proprio con Marco Onofrio, autore del libro, e saremo anche in compagnia, con grande piacere, di Dante Mappia, che è autore della prefazione. Tra l'altro, mi piace ricordare che questo binomio è già stato felicemente ospite della nostra radio, perché Marco Onofrio ha qui presentato insieme a noi L'Officina del Mondo, la scrittura poetica di Dante Mappia. Quindi in quel caso Marco Onofrio era nelle vesti di studioso, di saggista, e Dante Mappia in quelle del grande poeta al quale è stato dedicato il libro di Marco, tra l'altro un buon libro, molto dettagliato e molto sentito, per cui ne avevamo parlato e ricordo con grande piacere quella puntata. Adesso ci concentriamo invece proprio sul poeta Marco Onofrio e su questo Azzurro esiguo, libro, come ho detto, pubblicato da Passigli nel 2021. E quindi insomma è un libro che poi scopriremo adesso attraverso il suo autore e anche attraverso Dante Mappia, che nella prefazione offre molti spunti per leggere. Un libro che io trovo molto denso e anche molto problematico in varie fasi della lettura. Un libro colto come è colto il suo autore, per cui insomma adesso cercheremo di scoprirlo meglio, perché poi è un libro, a mio avviso, che nasconde anche tutto il percorso del suo autore. Però insomma saranno sicuramente Marco Onofrio e Dante Mappia a dirci nei dettagli non soltanto l'intelaiatura del libro, ma anche l'anima che lo sorregge. Allora Marco, innanzitutto benvenuto e presentaci questo tuo Azzurro esiguo. Allora, grazie Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è un libro uscito appunto in occasione del mio 50° compleanno, l'11 febbraio del 2021, ci tengo a precisarlo perché proprio la casa editrice ha voluto farmi questo omaggio, e rappresenta un po' la summa del percorso poetico che avevo effettuato fino a quel momento, quindi sia per intensità, per profondità, ma anche per estensione, ha rappresentato un po' un coronamento di un percorso che è cominciato nel 2002 con le prime prove, che poi è proseguito attraverso diverse fasi, attraverso diverse pubblicazioni. È un libro a cui tengo particolarmente perché mi rappresenta proprio nella profondità e esattamente in quello che io voglio e tengo a esprimere attraverso la poesia, attraverso la scrittura poetica, quindi attraverso l'opera in versi, diciamo, perché poi la mia attività poetica ritengo che, perlomeno così la sento io, si esprime anche attraverso la narrativa e perché no, anche attraverso la saggistica. Diciamo, è una dimensione della creatività più che un aspetto tecnico. Però quando poi prende la forma dei versi, ecco, in questo libro c'è una definizione particolarmente intensa, no, che poi racchiude tutto il percorso fatto fino a quel momento e lo porta, no, a maturazione, così almeno è parso a tutti coloro che lo hanno letto, l'hanno recensito, spesso in termini così indietro. È un libro a cui tengo molto, che adesso avrà tra l'altro un seguito con una prossima pubblicazione per estensione e per completamento. Quindi Azzurro esiguo verrà integrato, cioè ci sarà una nuova edizione. Sì, perché non è lo stesso libro, diciamo, è nella prosecuzione, perché c'è la prossima opera, appunto, che è uscita fra qualche mese, sempre per Passigli, che rappresenta per me proprio il completamento del discorso sviluppato in
azzurro esiguo, quindi è un po' un azzurro esiguo però che si sposta verso una dimensione ancora più umana, ancora più diciamo intensa, ma anche più semplice, perché se potessi così, tanto per cominciare il discorso, sviluppare no, il mio percorso poetico dalle prime prove a quelle successive, fino a quelle appunto che rappresentano il momento attuale, c'è stato un processo di semplificazione sia metrica che stilistica, cioè ho pian piano imparato a dire delle cose importanti o alte o esattamente quello che volevo dire, perché appunto diciamo il mio obiettivo era sempre stato in poesia quello di dire cose importanti e elevate, sublimi, nel modo più semplice possibile. Ecco, quindi ho imparato nel corso degli anni, nel corso dei decenni, perché sono 20 anni che ho pubblicato poesia, a sviluppare questa capacità. Inizialmente mi era particolarmente ostica perché non riuscivo a essere semplice. Ecco, anche la frequentazione della poesia di grandi poeti come Dante, Dante Maffia, appunto, mi ha insegnato a semplificare. Diciamo, non è, semplicità non significa facilità. Ecco, è proprio la capacità di dire le cose più alte nel modo più naturale e più semplice possibile. Questo in poesia non mi riusciva facile e non mi riusciva appunto naturale, invece pian piano ho imparato a gestire questa situazione e a svilupparla. Ecco, di questo sono soddisfatto, perché è un risultato che si coglie proprio nell'evoluzione dei miei libri. Beh, poi tra l'altro la tua dimensione di poeta, come hai lasciato anche intuire, insomma, si amalgama esattamente anche con una versatilità, no? Cioè con un aspetto molto eclettico della tua natura di letterato, perché tu sei anche narratore, saggista, critico letterario, insomma, quindi sei riuscito in qualche modo a trovare una tua lingua, una tua dimensione che ti permette di strutturarti anche nei vari generi, anche se poi parlavi proprio di dimensione della creatività in quanto poetica, no? Sì, perché io credo che non, cioè, i peccati lasciano il tempo che trovano, nel senso che quando uno è autore trova tante forme espressive, sono tanti raggi dello stesso sole, no? Quindi la personalità è sempre quella e si può estrinsecare in tanti modi diversi. Per cui non è che per forza uno se è poeta non può essere narratore o saggista, oppure quando magari fa il saggista non può fare il poeta, perché c'è un modo di interpretare, visto che la poesia possiamo innanzitutto dirla come una capacità di guardare alle cose, quindi con una dimensione dello sguardo, si può essere benissimo poeti o sviluppare anche dei brani di prosa poetica quando si sta recensendo un libro o affrontando un aspetto della letteratura, perché no? Lungi da me insomma la visione filologica, cioè c'è una chiaramente una attenzione al linguaggio e una preparazione tecnica quando si affronta la letteratura, però quando poi ci troviamo di fronte a dei pezzi di filologia pura il lettore si parte per strada, perché diventa puro tecnicismo. Invece la critica letteraria deve riuscire ad avere anche un respiro poetico e creativo che può racchiudere in sé anche appunto la poesia, la narrativa, quindi può diventare un racconto critico, può appassionare, no? E coinvolgere per bene lo spettatore o l'ascoltatore, il lettore, eccetera. E quindi bene, hai visto? Prego. No. No, continua, non preoccuparti. Sì, no, quindi stavo dicendo appunto che credo che la capacità creativa di un autore, come se appunto facciamo riferimento che abbiamo fatto prima, Dante che ci ascolta, ecco, Dante è un autore a 360 gradi, cioè la sua creatività si integra in tutto quello della poesia, perché è un grandissimo poeta, uno dei maggiori viventi proprio in assoluto. Poi è stato anche narratore, romanziere, cosa che per esempio a me manca, perché la mia narrativa si esplicita soprattutto come racconto breve, non ho una vocazione da romanziere, ma lui invece è stato anche un grande romanziere, pensiamo ad esempio al romanzo di Tommaso Campanella. E poi critico letterario, autore di teatro, critico d'arte, quindi no, è un vulcano che trova tante bocche di fuoco. E quindi io nel mio piccolo vedo appunto questa versatilità, no? Questa intercambiabilità delle espressioni, per cui non c'è un solo steccato che si può classificare. Questo delle volte mi hanno detto è addirittura un difetto. Cioè, mi hanno detto qualche volta, non può essere classificato, non dovresti fare solo un aspetto per essere meglio riconosciuto.
Secondo me invece non ha senso questa cosa, perché se uno è un autore, l'autore si esprime in tanti modi diversi, se certo. Tra l'altro lo è veramente, quindi insomma non certo. Sono limitazioni che lasciano, ripeto, il tempo che trova. Certo, no, ma su questo sono pienamente d'accordo con te, e tra l'altro visto che ci stiamo proprio introducendo insieme al tuo libro, mi piace ricordare che insomma a rigore di lettura, insomma, non si tratta di un libro esclusivamente poetico, in quanto ci sono anche delle prose liriche, no? Se non ricordo male sono 5 prose liriche che insomma, tra l'altro si inseriscono perfettamente nella struttura del libro, per cui c'è anche qui una presenza diversa, ecco, non c'è soltanto la scrittura in versi tout court, ma ci sono anche queste intense prose liriche. Io almeno le ho apprezzate parecchio, ecco. Adesso non so tu cosa puoi dirci su questa presenza, ecco, di queste prose. I testi mi sono voluti in quella maniera, e specialmente qualcuno di quelli appunto era in versi, dove io ho visto che avevano un respiro diverso, e per cui poi ho provato a tenderli come prosa lirica, ho visto che funzionavano di più. Questa dimostrazione del fatto che appunto sono all'interno del libro di poesia pura, no? Che va certo, verso certe dimensioni anche astratte, comunque di rarefazione e di sublime, eppure all'interno di queste prose c'è anche qualche piccolo accenno narrativo, si può individuare una piccola storia, un piccolo sviluppo. E mi pare che ci stiano bene nel percorso. Questo è appunto un'ulteriore dimostrazione che le classificazioni troppo ristrette e asfittiche non hanno modo di essere. In realtà certo. La creatività implica una circolarità totale, sia all'interno della certo. stessa opera che all'interno dello stesso autore. Certo, sono sicuramente d'accordo con te. Bene, allora abbiamo sentito Marco Onofrio, Azzurro Esiguo, adesso andiamo in pausa, ascoltiamo un po' di musica e poi torneremo qui per parlare di questo bel libro di poesia. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History. Oggi Radio Giano Public History, abbiamo sentito Marco Onofrio, autore di Azzurro Esiguo, adesso sentiamo davvero con grande piacere la voce di Dante Maffia, che ha introdotto questo libro con la sua prefazione, che a mio avviso insomma permette ai lettori di entrare perfettamente non soltanto tra le pagine del libro, ma anche di conoscere insomma questa poliedrica dimensione di Marco Onofrio, dà degli spunti, poi adesso magari io chiederò qualcosa più nello specifico, però insomma Dante, tu che come dici anche segui da sempre, no, Marco, e quindi conosci la sua poesia ma la sua opera insomma in senso lato, hai affrontato questo libro, dici nella prefazione, come un libro di esordio, cioè hai lasciato da parte tutto ciò che avevi già scritto su Marco e ti sei approcciato insomma puro, sei tornato vergine a leggere questo libro. E perché? C'è una ragione, perché ogni volta che prendo nelle mani un testo di Marco Onofrio trovo che abbia fatto dei passi avanti. Di solito gli autori in genere
rimuginano sempre la stessa frittata, stanno sempre lì a ripetere le stesse cose, magari dilatandole, approfondendole. Marco, non sono complimenti, sono constatazioni, non solo dilata e approfondisce, ma innova, immette cose nuove sia stilisticamente, sia di pensiero, sia di immagini, di idee, cioè come se si rimettesse ogni volta in gioco, come se cominciasse ogni volta da capo. E questo è veramente lo spirito straordinario, come diceva Rilke, come diceva Goethe, ma possiamo andare più lontano, Ovidio, Lucrezio, che dicevano: gli approdi in poesia, in arte non esistono definitivi, altrimenti sarebbe, come dire, una corsa fatta, si arriva al traguardo e finisce lì. Non ci sono approdi in arte. In arte si va sempre oltre, 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 fin dove non si sa, ma si va oltre. Perché, come diceva Rilke, per ripeterlo, essendo i poeti api dell'invisibile, è una sua definizione, a un certo punto queste api devono fare il miele, e ne devono fare talmente tanto per soddisfare il mondo intero. Anche se, e qui apro una parentesi, stiamo vivendo un momento tragico, non drammatico, tragico addirittura, in cui nessuno legge più niente. Grazie ai computer, grazie ai telefonini, e non solo nessuno legge più niente, ma aumentano i poeti in maniera straordinaria. Pare, da una statistica di poco tempo addietro, che in Italia scrivere versi, poi la qualità è un altro servizio, a scrivere versi siamo quasi 16 milioni. Una cosa mostruosa secondo me, perché la gran parte poi che fa? Vive di luoghi comuni, vive di espressioni così banalissime in cui fa la descrizione, non dico giornalistica, ma di una percezione molto superficiale del proprio sentire, che spesso non è sentire ma è un approccio qualsiasi così. E allora siamo di fronte veramente a una condizione terribile. Marco Onofrio, prima di scrivere poesia, narrativa, saggistica, teatro, che cosa ha fatto? Si è messo in gioco. Per questo io sono stato affascinato dalla sua personalità. Perché che cosa ha fatto? Ha cominciato a studiare, a leggere, a cercare di scavare che cosa c'era dietro i grandi poeti. Basta prendere nelle mani i suoi saggi, su il suo libro su Ungaretti, su Caproni, su Dino Campana, per rendersi conto che prima di scrivere un verso si è misurato con gli altri, non per imitarli, ma per cercare di vedere che sostanza ci fosse all'interno di queste espressioni dei grandi poeti. E quindi siamo arrivati al punto che lui riesce poi a sfrondarsi di tutto il peso della cultura, altrimenti farebbe della retorica, a sfrondare tutto ciò che sta dietro, che sta sopra, di lato alla cultura, e ogni volta a uscirne, come dire, purificato. La sua espressività sta prendendo man mano quella famosa semplicità, non il semplicismo, non facciamo confusione, quella famosa semplicità che veniva sempre predicata da quello che io ritengo forse uno dei più grandi poeti del secolo, che è Umberto Saba. La semplicità, riuscire ad essere Saba, poi quando gli chiesero, non so, faccio un esempio, qual era il verso più bello, sono quei giochi che si fanno ovviamente di tutta la letteratura italiana, lui disse: un verso di Dante, la bocca mi baciò tutto tremante, come a dire, vedete, basta cogliere, saper cogliere il soffio di un qualcosa che accade nella realtà e che diventa invece emblematico per un sussurro di cose lontane e vicine che ci arrivano degli echi della parola e della poesia. Ecco, Marco Onofrio, secondo me, lui ha detto di me cose strabilianti, lo ringrazio, ma io, caro Marco, non sono il più grande poeta vivente, semmai uno dei più grandi poeti morenti, come diceva Gardarelli, ahimè, alla mia età. Ma Marco è riuscito in questi ultimi libri a saper dimostrare che l'essenzialità non è un gioco di prestigio, come spesso è accaduto, non so, faccio un esempio orientale, con gli haiku, di cui io mi sto occupando moltissimo, con gli haiku orientali, perché molti hanno scritto
sentendo di farli, e molti altri, poiché era facile andare a capo dopo cinque parole, di cinque sillabe, sette, cinque, si sono divertiti a farlo. Lamarck ha raggiunto questo spessore grande, immenso della semplicità, non definitivo, non l'ha raggiunto definitivamente, va sempre avanti, perché bisogna cercare l'osso e l'anima delle cose in modo che diventino veramente il simbolo di un percorso da compiere, altrimenti la poesia non serve a niente, altrimenti la poesia diventa un gioco come tutti gli altri giochi. No, la poesia deve alimentare l'anima, le anime, deve alimentare il sociale in maniera molto indiretta, come bisogna vedere la scuola come sta diventando, bisogna vedere le radio, le televisioni come stanno diventando. Lo scandalo di Sanremo quest'anno, non me lo fate dire, io ho scritto nel Zeviro in questi giorni che anche Marco nel suo blog ha pubblicato, che è veramente scandaloso. Tutti i telegiornali, ancora adesso dopo 10 giorni, continuano a parlare di Sanremo, questo carrozzone infinito in cui la poesia e la canzone era quasi sparita e c'era tutt'altro. Ecco, la poesia non bisogna mai caricarla di troppe cose. La poesia è innanzitutto un raggio di sole, come ha detto Marco prima, un raggio di sole. Se poi accanto a questo raggio di sole ce ne sono altri, e la personalità del poeta, dello scrittore è intensa e viva e riesce a fare tante altre cose, naturalmente può accadere, questo è sicuro, che non si fanno le cose allo stesso livello. Questo non accade, perfino Dante Alighieri, che ha scritto il libro più straordinario di tutti i tempi, poi quando ha scritto in prosa o altre cose, insomma, non è stata all'altezza della commedia. Cioè, non è che il raggio di sole, come dire, esce sempre con la stessa potenza e la stessa intensità, a volte è meno efficace. Insomma, Marco è uno di quei poeti che resteranno, lo dico con piena consapevolezza, che resteranno nella storia della poesia e della cultura, perché non gioca, perché non si diverte soltanto, ma soffre la parola, fa a cazzotti con la parola, fa a duello con la parola per scavarne l'anima profonda, che è quella che vaga, che vive e che è il lievito continuo della nostra vita. Bene, su queste bellissime parole di Dante Mafia, che ci ha introdotto ulteriormente ai versi di Azzurro Esiguo, torniamo di nuovo alla regia per un po' di musica, per una pausa, e poi insomma saremo di nuovo qui. Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Marco Onofri, Azzurro Esiguo, dell'editore Passigli. Abbiamo sentito sia Marco autore, sia Dante Mafia, che ha scritto l'intensa e molto intelligente prefazione. Marco, torno da te, e dopo insomma le parole davvero forti e splendide di Dante, insomma, mi sembra opportuno che tu legga qualcosa, insomma, avendo il libro tra le mani, puoi sicuramente farci ascoltare i tuoi versi. Allora, io innanzitutto devo dichiararmi commosso e veramente emozionato dalle meravigliose parole che Dante mi ha dedicato. So che sono sentite, ma chiaramente non sono complimenti a vuoto, perché mi rende ancora più orgoglioso. Peraltro lui è una persona estremamente sincera, che non finge mai, ti dice esattamente quello che pensa, e man mano che va avanti nel tempo diventa sempre più veritiero, sempre più autentico, quindi insomma lo ringrazio veramente di cuore. Posso leggere
sì, una poesia tratta dal libro, per esempio è una sorta di inno alla semplicità, visto che si parlava di questo, e si intitola La felicità, e dice così: come l'aria che non si vede, ma c'è se la respiri e ti mantieni in vita, così la felicità è nelle cose minime essenziali, nei piccoli conforti di ogni giorno, anche nel profondo del dolore, ripieno dolce di amara medicina necessaria. Devi soltanto arrivarci a scoprirla, a percepirne il gusto, la puoi raggiungere improvvisamente quando sembra che non l'hai, e perdere in un attimo, come una farfalla quando credi di averla tra le mani. Troppo spesso siamo già felici e non lo sappiamo. Bene, poi anche le poesie sono molto intense, cioè ci sarebbe l'imbarazzo della scelta. Puoi leggerne qualche altra, poi ti farò una domanda che mi sta a cuore sulle motivazioni più profonde del libro. Quindi puoi leggerne magari anche un'altra? Sì, allora posso leggere quella che dà il titolo al libro, quella così eponima, che tra l'altro è l'ultima, quindi l'ultima stazione del percorso che c'è all'interno del libro, quindi Azzurro esiguo. E tra l'altro dico due parole sul titolo, magari dopo la poesia, o lo dico prima? Dimmi tu, Francesco. No, come preferisci, non so se preferisci anticipare o sì, allora, dopo. Semplicemente mi è venuto questo titolo che tutti mi hanno detto, ma particolare, strano, insomma. Vuole dire è una metafora profonda di due cose fondamentali, cioè, perlomeno così l'ho sentito io, cioè l'azzurro esiguo è la esiguità della nostra luce, della nostra anche gioia terrena, perché sappiamo che l'esistenza è piena di sofferenze, di dolori e anche di traumi, e quindi come se vedessimo un cielo, no? che è tempestato o minacciato dalle nuvole, e c'è questo squarcio azzurro che dura poco, o comunque che è fin troppo breve. E poi l'azzurro esiguo è invece la terra vista in prospettiva cosmica, cioè se noi guardiamo questa perla che brilla da lontano, le immagini dallo spazio ce l'hanno fatta vedere dopo le esplorazioni cosmiche, ebbene è un miracolo, cioè questo pianeta della vita che brilla d'azzurro nell'immensità buia dell'universo, e quindi vuole esaltare anche la preziosità, malgrado tutto il dolore, il buio, appunto, la sofferenza della nostra esperienza, della nostra condizione. E questa poesia che conclude il libro dice così: fatiscente è la basilica del mondo, il sacrario muto di ciò che non è più, di ciò che non è ancora. Il suono del passato e quello del futuro sono uguali. Tutto proviene e rinasce dal silenzio, dove torna finalmente a riposare. Ma ecco il bagliore angelico, il mistero puro di ciò che esiste, la realtà sempre nuova di ogni attimo. Guarda l'aria che scorre nella luce fresca di prima estate. Le pupille del cielo scrivono poemi sui fili delle nuvole sospese. Come riuscire a dire l'azzurro esiguo dentro un universo tutto nero? Siamo lampi che aprono il mondo tra due abissi di tenebra infinita. La nostra casa è lo sguardo, il canto, l'amore, il senso, la disperata ultima parola. Bene, molto intensa anche questa poesia, tra l'altro con un afflato cosmico che insomma dimostra come spesso chi sa scrivere in versi, chi sa esprimersi in versi, dalle cose più piccole riesce ad arrivare alle cose più grandi. Fra l'altro io ti volevo dire proprio questo, Marco, mi ha colpito molto, io adesso non so, non conosco cosa c'è dietro ovviamente la nascita, la composizione del libro, però mi ha colpito molto quei due testi, che fra l'altro sono uno di seguito all'altro: Morte del padre e 4 giugno 2020. Sì. Tra l'altro mi hanno colpito molto perché diventano quasi, ed esprimono davvero l'angoscia di certi momenti, perché diventano quasi una ragnatela nella quale si casca, perché alcuni versi poi ritornano avvolgenti
e imbriglianti da un verso a un altro, no? Quindi si crea quasi una sorta di labirinto dell'emotività. Sento una mente frastornata, un'anima in piena, no? in questi due testi. E quindi ti volevo chiedere questo, cioè se in qualche modo il nucleo ispirativo è dovuto alla scomparsa di tuo padre o è stato ovviamente influenzato in modo decisivo da quell'evento, non so, che cosa ci potresti dire? Diciamo che ecco, il primo grande lutto che ho avuto nella vita, e poi a seguire ho avuto quello di mia madre, che è stato ancora più devastante, sia per l'importanza chiaramente non maggiore ma diversa della madre per un figlio, sia perché purtroppo mentre mio padre è morto in una casa di cura, quindi ho ricevuto la notizia, chiaramente ripeto è stato devastante, però è stato diverso rispetto a mia madre perché mia madre l'ho vissuto in diretta e non ho potuto fare nulla per salvarlo. E quindi è stato ovviamente uno shock terribile. Ora, questa esperienza che prima o poi per natura capita a tutti mi ha ridotto proprio ai minimi termini, quindi no, sono arrivato proprio a sfiorare le corde più profonde della mia essenza, dell'essenza umana. Quindi all'interno del trauma, fase di trance, la mia penna, perché questa poesia, a differenza di altre che sono state scritte direttamente al computer, è stata scritta attraverso l'inchiostro di una penna su un foglio qualsiasi, e ha cominciato, senza che io me ne accorgessi, a fluire. E i versi, non sapevo neanche cosa stessi scrivendo, quasi in trance, ripeto, uno dietro l'altro, e poi quando sono andato a rileggere ho sentito un brivido profondo, perché era come se la poesia, magari per vie occulte, strane, invisibili, mi avesse scelto per manifestarsi. Ed era un ritratto molto molto veritiero di quello che avevo vissuto in quei terribili momenti. Ora, perché viene ripetuta? Perché allora la prima è proprio quella che mi ha raggiunto nel suo fluire, nella sua fluenza proprio di onda emotiva, e quindi ha quella capacità di soddisfare anche l'emotività del lettore. La seconda invece è la sua sintesi, quindi è come se avessi voluto, no, fare una sorta di sintetizzazione di quello che lì era stato così con un respiro naturale, no, e appunto anche spontaneo per certi versi, quasi a ribadire. Allora, perché l'ho messa a seguire? Perché è una sorta di modo per ribadire quel dolore, quasi uscendone fuori, quasi avendolo oggettivato, quasi una forma lapidaria, come se stessi scolpendo quelle parole sulla tomba di mio padre. E mentre appunto la prima era la mia interiorità, la mia emotività, la seconda sono le parole depurate, oggettive e scarnificate di quell'esperienza, che si ripetono in forma diversa. E mi hanno detto tutti quanti i lettori che sembrerebbe una ripetizione, in realtà non lo è, ed è un modo quasi per riaffermare con ancora più potenza quello che stavo detto prima. E pare che abbia funzionato come io avevo qualche dubbio, perché dico, ma mettere queste due poesie che in realtà sono le stesse in sequenza, forse non potrebbe lasciare interdetti, invece pare che abbia funzionato. Questo è quanto, sì, quanto ti posso dire rispetto a quello che mi chiedi. Sì, sì, ma ti assicuro infatti che mi ha avvolto questo passaggio da una pagina all'altra, tant'è che sono ritornato indietro, al di là che si torna sempre indietro e si va sempre avanti, insomma è circolare la lettura della poesia, perché la poesia si legge all'infinito, ma in questo caso, ti ripeto, da effetto ragnatela mi è sembrato necessario muovermi tra una poesia e l'altra, perché effettivamente diventano due parti di un unico atto, no? E quindi le ho trovate labirintiche, le ho lette e rilette passando, spesso interrompendo la prima e passando alla seconda, e facendo lo stesso applicando la stessa modalità di lettura, proprio perché è labirintica, come a volte è labirintica perché frastorna l'esperienza del trauma, e poi in questo caso sono anche traumi archetipici, per cui è chiaro che sono fondanti
dell'essere nella sua tragicità. Comunque facciamo così, Marco, se tu sei d'accordo, adesso andiamo di nuovo in pausa e ascoltiamo un po' di musica, e appena torniamo magari ce le leggi, se non ce le leggi entrambe, sia morte del padre sia 4 giugno 2020. Va bene? Va bene? Sì, ok, sì. Ok. Allora alla regia. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Radio Giano Public History, ci puoi trovare su Spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it. Eccoci con Marco Onofrio, Azzurro esiguo, ne abbiamo già parlato, queste due poesie davvero intense, struggenti, avvolgenti in modo tragico, ma archetipiche. Morte del padre e 4 giugno 2020, direttamente dalla tua voce, Marco. Eccomi qua, allora, morte del padre. Serve la tua foto per la tomba, che guarda dai colli verso Roma, tua patria. Dopo la Calabria che ti nacque. Serve l'emblema, la cifra riassuntiva di una storia. Eri un uomo comune, un ferroviere, lo dico con l'orgoglio con cui lo disse Quasimodo, di suo padre, e di quell'Italia che oggi non c'è più. Per merito della rotaia ti nominarono prima d'andare in pensione, per la tua esemplare dedizione. Scartabello amaramente gli album di famiglia. Nei cassetti trovo soltanto disordine, mentre i ricordi si affannano fino a smemorarmi. Ho dimenticato che cosa sto cercando. Non riesco a non pensare alle parole del primario. Sta male, la saturazione va scendendo. L'abbiamo attaccato all'ossigeno, si nutre con la flebo. Speriamo di riprenderlo, peggiora purtroppo d'ora in ora. Una luce torbida ti attraversa lo sguardo. Intercetto le parole che non hai potuto dire. A tutte le foto si sovrappone la tua ultima immagine e sale dallo specchio delle acque. Dove splende in nero informe senza nome, su cui le stelle annodano scritture. È laggiù la spugna enorme del silenzio dove annegano le voci della vita. Cedo, cado, precipito per scale misteriose elicoidali, nei convolvoli interiori della profondità. Mi lascio andare, mi arrendo alla tristezza universale. Siedo immobile sul fondo del mare, guardo tutto da dentro una bottiglia. Dove sei finito? In quale altra parte dell'universo è ora il calore spento dei tuoi giorni? Ridevi e singhiozzavi battendoti la fronte con la mano. Io provavo a fermartela, sentivo il polso dell'operaio antico ancora forte che si ribellava. Ti è aggravato ancora, rantola, allo sguardo perso nel vuoto. Ti prepari, sta per trapassare. Impossibile prepararsi, dirsi pronti.
la falce che ha reciso il 4 giugno, il giorno di Roma liberata. Sì, ti sei liberato dal peso sofferente del tuo corpo, sei andato oltre, sei in viaggio dentro l'incredibile realtà delle rivelazioni. La distanza è incolmabile, come il vuoto che ci divide, eppure ormai abiti ogni mio respiro. Io abito il mistero d'essere te e me, un'unica persona. E poi il 4 giugno 2020, che abbiamo detto è una sorta di sintesi capitaria, la falce che ha reciso il 4 giugno, nel giorno della liberazione di Roma, sei liberato dal peso sofferente del tuo corpo, e sei andato oltre il mio padre in viaggio verso l'incredibile realtà della rivelazione. Intercetto parole che non hai più potuto dire. Serve una foto per la tomba. Ad ogni foto sovrappongo la tua ultima immagine, che sale a specchio dalle acque sul nero informe senza nome, la spugna del silenzio inghiotte buci dalla vita. Mi arrendo alla tristezza universale, siedo immobile sul fondo del mare, guardo tutto da dentro una bottiglia. La tristezza è incolmabile, il vuoto ci divide, eppure ormai abiti il mio respiro ed io abito il mistero di essere te in me, un'unica persona. Grazie di questa bellissima e intensissima lettura di entrambe le poesie. Torno volentieri da Dante per chiedere questo. Dante, tu dicevi giustamente questo sforzo, no? Questa capacità di Marco di leggere ancora prima che di scrivere, e quindi Marco del 71, insomma i decenni sono passati, no? E quindi tu hai un'esperienza ovviamente di lungo corso, sei un nostro padre, però dico questa generazione degli anni 70, no? Che poi si avvicina, cioè si è affacciata alla letteratura e alle pubblicazioni con gli anni 2000, ormai si può fare quasi un piccolo bilancio di un po' cominciano a fare, certo. Di questi 20 anni abbondanti del 2000. Attraverso soprattutto queste, tu ne conosci diversi, fra l'altro, di autori degli anni 70, quindi tutti, che ti sono quasi sostanzialmente, che ti sono sostanzialmente figli. Ecco, anche un bilancio che attraverso Marco Nofio si può poi prolungare su questa generazione anni 70. Vabbè, mi dovete ascoltare per 2 o 3 ore e sarò no, dire. È una domanda da convegno. Intanto permettimi di fare i complimenti a Marco Lodi per le musiche che ha inserito, proprio per questo bel momento di poesia, perché di solito i registi poi se ne vanno per i grandi libri, cioè, invece no, ha saputo, veramente grazie. Detto questo, torniamo a Marco. Marco, c'è un rischio per tutti i poeti veri, quelli che studiano, perché come si diceva un tempo, poeti si nasce, grandi si diventa con l'applicazione, con lo studio, per tutte le cose che ho detto prima. E c'è questo rischio che se non si fa il tuffo nella vita, e in queste due poesie, o unica poesia direi io, dedicata al padre, l'ha fatto profondamente, c'è il rischio che si diventi portatori di retorica, di cultura. E io ho fatto sempre polemico in questo senso, a cominciare contro Leopardi, a cominciare contro Montale, a cominciare contro Italo Calvino. Io sfido chiunque a dirmi chi ha scritto cose, pagine più limpide di quelle di Calvino, ma non si sente mai un'emozione, mai la vita. La stessa cosa per Montale, non si sente mai la vita, non si sente, il discorso di Leopardi è diverso, ma insomma troppe cose messe a cuocere. Dico soltanto che Marco ha saputo distillare, uscire dalle grinzie della retorica per approdare appunto al rapporto con la vita, con la quotidianità, senza scadere mai, perché lì sta il gioco, l'equilibrio, cioè saper cogliere, quando parla di rivelazione, di questo viaggio del padre, è sublime, riesce a dirci veramente il rapporto che c'è tra vita e morte. Non è una cosa semplice,
E allora noi sentiamo che deve essere questa la poesia. La poesia non deve essere soltanto un messaggio culturale o una notizia, non è cronaca. La cronaca è un fatto quotidiano che lasciamo al giornalismo, bello, grande, piccolo, sublime o magnifico. La poesia è qualcosa di più profondo, di più intrigante. Ecco, quando Montale scrisse «Vissi al 5%», uno che vive al 5% può darci che cosa? Che lievito, che è la parola che io amo di più, che lievito ci può dare per far germogliare dentro di noi, dentro noi lettori, un passo avanti, andare oltre noi stessi? Non ci può dare nessun lievito. Marco invece fa questo tuffo nella realtà, nella quotidianità, nella vita, e da lì alza il tono attraverso la cultura, senza far pesare la cultura. È un'alchimia terribile che tu conosci bene, Francesco, non è che tu non la conosci. Cioè, è chiaro che non bisogna far pesare nulla di quello che si possiede, perché deve essere creazione, e la creazione è quell'ineffabile modo, è quella parola ineffabile che appunto rigenera, rifà, costruisce cose dal niente. E qui sta il punto. Questa costruzione che Marco fa in questa poesia è veramente il rapporto, ripeto la parola, tra vita e morte, in questo viaggio che tutti dovremo compiere senza sapere dove approderemo. Ed è questa la bellezza di questa poesia, quell'aver saputo mettere il fiato dell'uomo, della quotidianità, di tutti i giorni, cominciando a parlare del mestiere che ha fatto il padre, e quindi identificandosi in questa situazione, viaggiando, lo voglio dire, quasi insieme, perché per Marco il viaggio l'ha fatto insieme al padre, e questa è una cosa sublime, magnifica, bellissima. Grazie a Dante per queste ulteriori dimostrazioni, non soltanto di stima, ma anche per queste capacità che ha sicuramente di grande spessore nel leggere la poesia di Marco Onofri, poi ovviamente attraverso l'autore di cui stiamo parlando oggi, anche di altri autori, di altre tematiche, altre sfide della letteratura e della creatività in senso lato di ogni tempo. Certo, probabilmente il grosso handicap della nostra modernità è quello di una sciattezza, anche di un approccio opportunistico che è topico. Perdonami, più che opportunistico, c'è stato un travisamento della poesia. È come dire, la poesia non è più quella del passato, Omero non esiste, Dante non esiste, Dante non esiste, Foscolo non c'è, eccetera. C'è soltanto Sanguinetti, Porta all'Avanguardia, e quindi il balbettamento, come se non dovesse dire nulla la poesia, come dire dovesse sfarfagliare, certo, sul niente. No, bisogna, certo, non deve trasmettere messaggi, perché è una cosa deve trasmettere emozioni, percezioni, aprire mondi dentro i quali poi avviarci per arrivare dove, certo, se non ho detto prima, non sapremo dove, allora non sapremo e non ci interessa neanche alla fine, perché l'infinito sta davanti a noi, non quello leopardiano, l'infinito della nostra anima, in cerca di qualcosa che ci sfugge continuamente di mano, come se tutti i momenti l'acchiappassimo e se ne va lontano. Sono le parole che ci portano dentro i sogni, dentro, io non mi piace dirlo, il divenire. Questo deve fare la poesia. Negli ultimi 20 anni, raramente, soltanto alcuni giovani come te, come Marco, come qualche altro, 6 o 7, non di più, avete compiuto questo passo, questo viaggio. Gli altri, ahimè, se non sono andati per i campi in cerca di non so che cosa, perdendosi, non illuminando mai nulla, neppure se stessi. Perdonami l'incursione, ma era necessaria. No, assolutamente. Francesco, altro, ti ringrazio, perché fra le righe, insomma, mi hai anche elogiato come poeta, insomma, per cui mi fai sicuramente un grandissimo piacere. Ho detto la verità, non è un elogio. Grazie. Francesco, posso intervenire? Sì, allora, sì. Io mi lascio a quello che ha detto Dante,
per dire una cosa importante. Io credo che questo svilimento del panorama poetico nasce dal fatto che la poesia è diventata un po' un passepartout del narcisismo, della tendenza a usarla per arrivare ad altre cose, affermazione sociale, applausi, complimenti, eccetera, eccetera. Per cui in realtà le persone che utilizzano la poesia veramente come strumento di ricerca umana sono veramente poche, perché vediamo proprio, forse anche sarà l'accessibilità del medium, perché dico sempre, quando ne parliamo anche con Dante, se un pittore non è bravo o non ha neanche la capacità proprio artistica basilare, si vede subito dal quadro che produce. Idem se mettiamo un pianoforte, no? Se uno non sa dove mettere le mani, chiaramente non suona nulla. Invece col fatto che la scrittura, no, sembra alla portata di tutti, tutti scrivono e nessuno legge, nessuno studia, per cui è venuto meno anche il pubblico, nel senso che non c'è più un pubblico di ascoltatori, di lettori, ma in realtà i lettori stessi della poesia sono coloro che hanno ambizioni e che leggono solo se stessi, quando certo, semmai lo fanno. E tutto questo ha creato un circolo vizioso per cui la poesia è andata man mano scendendo. E poi ci sono critici anche che vanno, no, a stigmatizzare qualsiasi accenno lirico, cioè la cosiddetta poesia ingenua, tra virgolette, no? Sappiamo la distinzione tra poesia ingenua e sentimentale. La ferita del moderno non presuppone, specialmente dopo quello che è successo nel Novecento, la possibilità di abbandonarsi all'onda del lirismo, del cuore, sembra quasi, no, di vergognarsi. Invece un grande poeta come Dante ci ha dimostrato, lui è un grandissimo lirico, ci ha dimostrato che no, è possibile diventare poeti ingenui attraverso la poesia sentimentale, quindi raccogliere la consapevolezza e la cultura per portare a un livello tale di leggerezza, di sfrondamento di tutti gli orpelli, per cui la cultura diventa a sua volta natura e diventa lievito. Io, per esempio, c'è un verso, visto che è stato citato come poeta, no? C'è un verso di Francesco che appunto mi piace molto, dalla sua Filo due cieli di carta, dice: con l'anima accarezzo il vuoto. E questo deve fare il poeta, cioè deve riuscire con atteggiamento naturale, no? E con grande anche rispetto verso quello che va a fare, ma anche con consapevolezza, deve riuscire a porsi in una dimensione alta attraverso la semplicità, come dicevamo all'inizio. Ma questi sono problemi che non riguardano più i poeti contemporanei, che sono attenti sì, ai no, perdona, bisogna accarezzare il vuoto e dare un senso al vuoto. Questa certo, è la grande scommessa. Certo, assolutamente. Accarezzare il vuoto, ma è un modo per arrivare a dirne tutta la portata, perché poi attraverso il vuoto esce fuori l'esperienza umana, quindi tutte le cose che quel vuoto compongono. Però in realtà l'obiettivo dei poeti di oggi è quello del presenzialismo, il concorso letterario, il poetry slam, il like su Facebook, cioè c'è una sorta di continuo, no? Mettersi in mostra, che fa venire in meno poi l'obiettivo, che è quello che appunto dovrebbe animare chi scrive, perché non ce l'ha ordinato il dottore, cioè se una persona scrive perché se non lo fa si sente male, perché ha delle cose da dire profonde. E tutto questo. Beh, a proposito di quello che stai dicendo tu, Marco, e a proposito dell'autore, che tra l'altro è uno dei miei autori fondanti, citato da Dante, Rainer Maria Rilke. Rilke sosteneva non soltanto della poesia, ma di tutta l'arte, in senso lato, che la creatività è buona soltanto quando nasce da una necessità, cioè soltanto se hai effettiva necessità di creare. Non certo, proprio certo. Una necessità. Cioè io quando ho scritto il libro su Dante, appunto Dante Mafia, mi sono reso conto, leggendo tutte le sue poesie, che c'è una sorta di gigante interiore, no? Cioè una forza titanica che lo costringe da quando era bambino a tirar fuori quelle cose. E se non lo fa lui muore, cioè non sa spiegarlo perché, ma c'è questa forza che lo abita, che forse si serve di lui per dire certe cose al mondo. L'artista è questo, se non è questo certo, faccia altro nella vita, perché non è, ce ne sono fin troppi, cioè o è la ricerca autentica e si fanno delle cose che poi hanno un valore umano profondo, o altrimenti se no è pletora, che poi infatti, è un fatto Marco, perdono, quando qualcuno io voglio dire che insomma perché scrivono,
allora gli domando, ma te l'ha ordinato il medico? Per molti è un modo sia di rifarsi delle frustrazioni della vita, sia per far vedere agli altri che in realtà non è vero che non hanno valore, ma sono persone intelligenti, sono addirittura geniali, eccetera, ma soprattutto è anche un modo per scalare la società, nel senso che lo scrittore immediatamente poi si colloca in certi ambiti, magari avrà delle promozioni sociali, una certa ammirazione pubblica, insomma, tutte cose che, cioè, il vero scrittore in realtà è un eremita, cioè uno che sta lì, è un orso, usa la parola scritta per comunicare col mondo, proprio perché forse quella orale, quella sociale gli viene un po' storta, non gli viene così naturale. Insomma, io delle volte rimango veramente a bocca aperta, perché vedo proprio che il mondo letterario è abitato da persone che con esso non dovrebbero nulla avere a che fare. Poi per carità c'è che poi però... Sì, e poi la cosa, l'aspetto più davvero più degradante, perdonatemi il termine che un po' è forte, ma insomma l'aspetto più degradante è l'autoreferenzialità di queste persone, cioè che non sono capaci di dare vita a un'effettiva società letteraria, un effettivo confronto, dibattito, un'effettiva crescita per gli autori, i critici, i saggisti, ma diventa sostanzialmente, poi come stiamo dicendo, insomma come voi state dicendo sicuramente meglio di me, diventa un'autoreferenzialità sterile, narcisistica, e insomma sicuramente non è la letteratura che poi incide sulla storia dell'umanità, al di là della cultura, proprio sulla storia in senso più antropologico e più archetipico del termine. Comunque il dibattito è interessantissimo, abbiamo un'ultima pausa, quindi torniamo di nuovo da Marco, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qui per concludere questa bellissima puntata su Azzurro Esiguo di Marco Onofrio. Eccoci, stiamo per concludere Radio Giano Public History e siamo insieme a Marco Onofrio, autore di Azzurro Esiguo, e a Dante Mattia, che ha prefato questo bellissimo, intensissimo libro della Passigli. Marco, io direi di concludere però con ovviamente questi sono tutti dibattiti che probabilmente riaffronteremo, quindi magari avremo l'occasione di confrontarci. Poi mi piace soprattutto che ci sia questa intergenerazionalità, cioè che il fatto che Marco Onofrio, come mi permetto così di dire anche un po' della mia esperienza, cioè anche io ho sempre cercato di confrontarmi ormai da diverso tempo con i poeti di una generazione più grande, con i poeti vecchi, con i vecchi dai. No, beh, ma 15 sì, anni dai. Fa, 20 anni fa, insomma, no, con i padri, no, si cercano sempre dei punti di riferimento, a mio avviso, per crescere bisogna trovare, incontrare e ascoltare, imparare da autori di spessore che già hanno un loro percorso ben preciso, per cui il fatto che con Marco Onofrio io stia parlando anche insieme a Dante Mattia, questo è per me è un bellissimo momento, ecco, di poesia, non soltanto di ascolto della poesia, ma anche di approfondimento e di riflessione sulla scrittura.
E quindi ti volevo dire, Marco, al di là di tutti questi ragionamenti che mi auguro troveremo anche il modo di continuare, ma io terminerei ascoltando di nuovo la tua voce di poeta e poi ci salutiamo, insomma, ecco. Vuoi che leggo un'altra poesia? Sì, dai. Chiudiamo con una poesia, dai. Va bene. Allora, sì, mi auguro anch'io di... perché sono temi molto appassionanti e che soprattutto molto urgenti, perché sono delle situazioni proprio che vediamo ogni giorno davanti agli occhi e quindi insomma meriterebbe una riflessione profonda tutto quello che sta succedendo nella cultura italiana intorno a noi e soprattutto per persone che no vogliono portare avanti un certo discorso come te Francesco, come ovviamente tante che il nostro maestro muove i nostri maestri. Allora, la poesia che voglio leggere è una poesia d'amore, Il bacio, sempre appunto tratta da duro figlio. Si dice così: meravigliosa donna, tu mi guardi mentre sorridi luce e ti avvicini perché accada, e così sta per accadere. Sento l'attrazione della forza che mi avvince, un lampo all'improvviso mi stordisce dentro il fuoco delle tue pupille, e quella bocca dolce da baciare, io la sto baciando, non è un sogno. Gusto tra le stelle il tuo sapore di sorgente alpestre, di marina fresca da annusare, è un'acqua che non basta e non finisce, la gioia senza tempo che fa male, espande una carezza in fondo al cuore mentre ringrazio e benedico il mondo per il miracolo che sei tra le mie braccia in questo spazio sacro, e tutto attorno a ciò che non sei te, impenetrabile e noto dell'insensato niente. Nel buio brilla un faro intermittente, la gente passa cieca e indifferente, che vuoi che me ne faccia del denaro se l'unica ricchezza è in questo bacio? E allora tienimi, comprendimi, salvami prima che il gran vuoto ci divori. È soltanto per amare che abbiamo avuto un corpo, che esistiamo. Bene, Marco Nofio, insomma, finiamo anche con l'amore, che sicuramente uno dei temi più cari alla poesia e soprattutto alla poesia di ogni tempo, quella davvero grande di cui tra le righe ci ha suggerito l'entità Dante Massia con le sue riflessioni da Omero ai nostri giorni. Dante, tu per salutare i nostri amici che cosa ti auguri? Anzitutto per Marco Onofrio e per, al di là di Azzurro Esiguo, anche del prosieguo della sua carriera di poeta e di letterato. Mi auguro che finisca quella specie di ostruzionismo nei suoi confronti, che è strano perché è venuto fuori da luoghi comuni che sono il non averlo letto. Io ho esperienza che ogni volta che qualche amico, qualche persona intelligente, colta, ha detto: vabbè, sai, scrive troppo Marco. Allora io ho scritto anche un Elzeviro, ma la cosa sarebbe lunga. Io ho fatto qualche solo esempio. Un certo Honoré de Balzac, che è morto a 49 anni e che ahimè non possedeva né macchina da scrivere, ha scritto 137 romanzi e vi sfido a buttarne uno. O vogliamo parlare di Tolstoi, che ha riscritto col pennino, io avrei voluto regalargli un computer, ha scritto col pennino soltanto 55 volte Sonata Kreutzer e 7 volte Guerra e Pace. O Pasolini, per parlare di uno ultimo, tutti è morto a 52 anni e ha pubblicato Mondadori, e non tutto, ancora c'è tanta roba inedita, ben 15.000 circa pagine, cioè 14 meridiani. Allora finiamola, è la qualità che conta, non la quantità. Uno può scrivere un solo libro e scrivere Il Gattopardo, e uno può scrivere 100 libri come Tolstoi o come Dostoevsky e scrivere tutti i capolavori. Il problema sta lì, in quello che hai dentro, in quello che ditta dentro e che vai significando. Vi ringrazio. Grazie a Dante. E Marco, allora insomma, Azzurro Esiguo, Passigli del 2021, la prefazione l'abbiamo detto diverse volte, di Dante Massia. Sono contento di questo incontro ricco, proficuo di spunti,
Insomma, Marco, tu cosa ci vuoi dire per concludere? Beh, io ringrazio tantissimo Dante per le parole che ha speso, per le illuminazioni che ci ha offerto attraverso la tua parola alata, che è veramente un maestro non solo di poesia, di scrittura, ma soprattutto di umanità. Quel lievito di cui lui parla lo dona ai suoi amici, a tutte le persone che conosce, magari al bar o le persone che può incontrare da nulla, e che quindi hanno l'opportunità di conoscerlo per la prima volta, e le regala con un gesto, con uno sguardo, con un sorriso, con una parola detta al momento giusto. Veramente un maestro di umanità straordinario. Per me padre, amico, fratello, gli voglio un bene infinito. Ed è una persona, insomma, fondamentale della letteratura contemporanea, perché per la sua rarità, ecco, ci sono persone colte forse quasi come lui, perché ha una cultura enciclopedica, ha letto veramente migliaia di libri e ha una grandissima memoria, quindi di questi libri poi ha tratto il succo profondo e ne ha fatto lievito per ma guarda che dobbiamo parlare di Marco Onofrio, non di... Sì, però fammi dire, abbiamo già parlato di Marco Onofrio. Però al di là di questo è raro trovare una persona della sua cultura così umana, perché diciamocelo chiaramente, spesso gli scrittori non sono belle persone, quindi trovare una persona così alta e così con una carriera così gigantesca e però così umana, così simpatica, così empatica, così vicina nella sua semplicità è più unico che raro. Quindi cioè, mi onoro della sua amicizia e penso che tutte le persone che lo conoscono possono ripetere questa cosa. Quindi le sue parole dette questa sera ci hanno illuminato. Io ringrazio veramente sia Radio Giano, sia Francesco, Marco per lo spazio e mi auguro insomma di ritrovarci insieme per affrontare anche altri temi, alcuni dei quali già no, maturati nel corso della nostra conversazione. Ringrazio e possibilmente anche un bello spaghetto insieme una sera. Beh, magari. Certo. Va bene. Bene, grazie. Certo. Va bene. Abbraccio insomma, allora, a tutti allora. Grazie, io ringrazio Dante Mattia, persona tra l'altro, voglio sottolinearlo, alla quale anch'io sono molto legato e alla quale devo davvero tanto. Alcuni dei momenti più importanti della mia attività e della mia vita di autore sono legati proprio a Dante, insomma adesso non sarei qui a parlarne perché altrimenti non finirebbe più la puntata, però lo ringrazio e fra l'altro penso a quello che ha detto Marco Onofrio, non sia assolutamente un di più ma un sottolineare l'importanza di un padre come Dante Mattia, che soprattutto nel caso specifico poi di Azzurro Esiguo, perché oggi abbiamo parlato di Azzurro Esiguo, ha saputo sicuramente introdurre con le chiavi di lettura migliori questo libro che è veramente denso e importante dell'amico Marco Onofrio. Quindi insomma ringrazio per la regia e per la costanza Marco Lodi. Ringrazio ancora Marco Onofrio che ci ha coinvolto con la sua poesia, ringrazio ancora una volta Dante Mattia, Francesco Lioce saluta le amiche e gli amici di Radio Giano Public History e spera di tornare presto a presentare altri libri altrettanto coinvolgenti. A presto. Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pública. Спасибо за прослушивание Radio Giano Public History. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. Radio Giano Public History. お聞きいただきありがとうございました。Sie haben Radio Giano gehört. Vielen Dank. Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Merci pour avoir écouté Radio Giano Public History. Благодаря, вы слушали Radio Giano Public History.